Dal 17 al 20 settembre il Consorzio Cascine Piemontesi, promosso da Confagricoltura Cuneo in collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo, ha partecipato a CIS a Bra con uno spazio istituzionale allestito in piazza Carlo Alberto, che ha ospitato nei 4 giorni della kermesse una serie di appuntamenti rivolti a grandi e a piccini. Il nuovo consorzio si prefigge di promuovere e commercializzare, attraverso la creazione di un marchio comune, le produzioni agricole e agroalimentari, i prodotti derivanti dalla trasformazione di materie prime agricole, gli agriturismi, gli enoturismi, tutte le attività turistiche, ricettive e ludico-ricreative del territorio, fra cui le fattorie didattiche ed i prodotti di ristorazione tipica della regione Piemonte. All'ASIA Cascine Piemontesi, un progetto ambizioso di Confagricoltura nata nel 2020 in collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo. Sì, è un progetto che è nato durante il periodo di crisi e ha avuto appunto la motivazione di mettere in evidenza quello che sono i veri valori delle nostre aziende, delle nostre realtà e del nostro territorio. Quindi l'obiettivo che si pone è quello di creare valore soprattutto nei vari passaggi che ci sono nella produzione delle nostre tipicità e delle nostre eccellenze. Le aziende che aderiscono, che oggi sono un centinaio, hanno quindi l'opportunità di presenziare quelle che sono le fiere, quelli che sono i siti online dedicati appunto a queste piattaforme del commercio e soprattutto quello di fare promozione insieme, fare squadra, perché chiaramente a volte non è facile per una singola azienda farsi conoscere non solo sul proprio territorio ma in ambito regionale o nazionale. Cascina Piemontese ha proprio questo scopo, di creare valore tutti insieme perché queste sono realtà e sono territori che hanno necessità di farsi conoscere sempre di più. Non a caso forse è proprio un progetto che è nato, possiamo dire, in emergenza sanitaria, in piena emergenza Covid. Sì. Questo è venuto appunto come progetto nel momento della crisi pandemica, proprio perché ci siamo accorti che non era più sufficiente quello che le nostre aziende riuscivano a fare sul territorio, ma dovevamo farci conoscere anche fuori dal territorio. È un bel progetto, chiaramente ci vede coinvolti a 360 gradi, ma noi riteniamo che grazie anche all'aiuto della Camera di Commercio, delle istituzioni che hanno supportato e hanno dato la possibilità al progetto di nascere, riusciremo a sviluppare e a far conoscere a tutti quanti la realtà del nostro territorio. Direttore, dicevamo prima a telecamere spente che lei è associato a Cascine Piemontesi, un progetto nato nel 2020, non a caso forse è nato proprio nel periodo di emergenza sanitaria coronavirus. Un progetto importante a cui anch'io come azienda ho aderito perché il coronavirus ci ha stimolato, ci siamo accorti che comunque dovevamo comunicare quello che erano i prodotti, che era il territorio, le eccellenze, e per farlo di essere da soli è difficile. Quindi volevamo creare un gruppo che andasse avanti compatto, che non parlasse solo di prodotti agricoli, ma che parlasse di prodotti agricoli, di agroalimentare, di turismo, di enoturismo, di territorio in generale. E quindi abbiamo messo insieme tanti attori della filiera enogastronomica e turistica piemontese e abbiamo fondato questo consorzio, un consorzio che è nato prima con l'aiuto della Camera di Commercio di Cuneo, poi con l'aiuto della Regione Piemonte e quindi cerchiamo di portarlo avanti. Sono i primi passi, però sono i primi passi importanti, oggi siamo a CIS appunto per fare conoscere l'esperienza, oggi abbiamo voluto dedicare CIS alle aziende associate che offrono un'esperienza di visita, di condivisione del loro lavoro, di far vedere cosa si fa in azienda, cosa si fa nelle nostre vallate, cosa si fa nei vari territori piemontesi. Poi il secondo step sarà la Fiera del Marrone, poi la Fiera del Tartufo e intanto stiamo partendo anche con tutto un progetto sulle piattaforme online. Quindi un progetto che va avanti, un progetto a cui speriamo più la gente aderisce più riusciamo a diffondere quelle che sono le produzioni per la realtà del nostro territorio. Quindi un augurio al consorzio e un augurio a tutte le aziende associate. Direttore, possiamo dire che oggi lei gioca in casa, siamo a Bra durante la manifestazione CISE, presentiamo anche questo importante e ambizioso progetto nato proprio in seno alla Confagricoltura Cascine Piemontesi. Sì, la zona è lieta di ospitare il Consorzio Cascine Piemontesi che nasce per presentare le migliori eccellenze delle nostre aziende agricole. È un progetto ambizioso che accoglie aziende della zona del Cuneese, dell'Astigiano, della zona di Novara e
nasce da questa esigenza di avere il contatto diretto tra i produttori e i clienti che sempre più cercano questa offerta diretta a chilometro zero. Quindi come si possono prendere contatti con questo consorzio? Attraverso i nostri siti, il nostro sito ufficiale, attraverso i social, sulle nostre pagine Instagram e Facebook, e poi siamo disponibili nella nostra sede di Bra alle aziende interessate a dargli ulteriori informazioni. Oggi a Cise presentiamo Cascine Piemontesi insieme per promuovere le eccellenze locali e valorizzare il territorio, dunque le forze che si uniscono. Sì, oggi per me è motivo d'orgoglio essere qua a CIS in qualità di rappresentante di Confagricoltura Cuneo, ma soprattutto del consorzio Cascine Piemontesi. Questo consorzio è nato appena 2 anni fa, in un momento così difficile, sta riscontrando un notevole interesse da parte dei consumatori. La nostra mission sarebbe quella di dare visibilità alle nostre piccole aziende, ma produttrici di grandi eccellenze che da sole non potrebbero avere. Sarebbe bello, io dico sempre, penso sarebbe bello tra un futuro prossimo, semplicemente cliccando Cascine Piemontesi apparisse una schermata di un elenco di aziende produttrici, ma soprattutto di locali dove poterle degustare queste prelibatezze. A questo punto avremmo raggiunto il vero valore di filiera, che ci potrebbe dare un ritorno d'immagine e ben venga, ma soprattutto ci potrebbe far crescere dal punto di vista della qualità, dei numeri di associati, ma dico, ripeto, sempre nella massima identità del nostro consorzio. Questo è un valore fondamentale. Chi è nato però Cascine Piemontesi? Ma è nato da noi di Confagricoltura, che volevamo appunto dare visibilità a queste piccole aziende che sono un po' emarginate, però hanno delle eccellenze che non sempre arrivano al consumatore, e noi vogliamo far sì che sia facile per il consumatore non esperto, non del settore, trovare queste eccellenze. Nel salutarvi vorrei darvi appuntamento il 30 di settembre per l'edizione di Calumalvache, quest'anno nel meraviglioso scenario di Cellemacra. Siete tutti invitati per un buon pranzo, la colazione del Margaro, la tradizionale colazione del Margaro, per vedere queste vacche che scendono dall'alpeggio. È una cosa bella da vedere, soprattutto per se avete bambini, portateli, che è una cosa diversa dal solito. Appuntamento il 30 settembre a Cellemacra.